Si è parlato di azioni sinergiche per il recupero e lo sviluppo dell'impiantistica sportiva su tutto il territorio. Durante l'incontro organizzato da CONI con i servizi ANCI e ICS, che si è tenuto questa mattina nella sala giunta del Palazzo di Vetro a Catanzaro. Una grande soddisfazione per Catanzaro, soprattutto perché si tratta di un progetto che ha dei contenuti formativi di grande utilità e di grande interesse sia per gli enti pubblici che evidentemente per i privati. Tra i punti all'ordine del giorno, l'importanza di una politica di collaborazione tra enti e CONI in modo da sfruttare al meglio le potenzialità degli impianti sportivi esistenti, il loro ammodernamento o la messa in opera di nuove strutture per dare alla Calabria una maggiore offerta sportiva. E ciò oggi è possibile grazie ai nuovi strumenti economici messi a disposizione del settore. Noi oggi intanto presentiamo un resoconto di quello che abbiamo fatto come banca pubblica a servizio dello sport, che gestisce fondi pubblici agevolativi per la riduzione del costo dei finanziamenti e anche per consentire un più agevole accesso al credito attraverso il fondo di garanzia. Quindi illustriamo questo, illustriamo quello che abbiamo fatto con i bandi sulle palestre scolastiche e sull'impiantistica sportiva di base e annunciamo altre iniziative che potremo sviluppare sul territorio ma che comunque avranno anche un impatto nazionale. Con gli interventi che abbiamo messo in campo fino ad oggi, i maggiori beneficiari anche in rapporto alla popolazione sono state le regioni del sud, quindi ci sono stati sicuramente dei buoni risultati. Cerchiamo di intervenire agevolando degli interventi che stimolino la realizzazione di nuovi impianti, ma anche la messa in funzione e l'efficientamento di quelli esistenti che molto spesso restano chiusi o sottoutilizzati, e questo lo riteniamo un intervento importante anche per il sud, che ne ha bisogno, insomma, pur avendo alcune carenze specifiche, ma sicuramente degli impiantistica da recuperare. Noi rivendichiamo soprattutto e con grande forza un posto importante, e la Calabria, non dimentichiamoci, è la terra di Milone di Crotone, è uno dei padri dello sport dell'antica Grecia. Le Olimpiadi passavano proprio da qui, il vino Crimisa veniva utilizzato come premio per il vincitore delle Olimpiadi, quindi è necessario che la Calabria ritorni e diventi il protagonista nello scenario addirittura nazionale. In questo momento siamo gli ultimi, dobbiamo risalire la china.